get low when the whistle go. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono da Exmont e oggi siamo qui con un altro episodio delle Destiny News. Oggi andremo più che altro a parlare dello standard di ferro, in quanto Bungie ha appena pubblicato il consueto aggiornamento settimanale che annuncia appunto il ritorno di Lord Saladin. L'evento inizierà martedì 26 aprile e si concluderà martedì 3 maggio e si disputerà nella modalità scontro. Inoltre verranno introdotte alcune novità. L'inventario di Lord Saladin è stato aggiornato, alcune armi avranno un nuovo abbinamento di perk, il drop dei pacchetti è stato aggiornato, l'artefatto del pacchetto del grado 3 sarà ora di livello 320 di luce, lo spettro del pacchetto del grado 5 sarà ora di livello 320 di luce. Le armi e le armature dello standard di ferro potranno essere ottenute già dal grado 0 alla fine delle partite. Rimossi gli engrammi leggendari come possibile drop a fine partita per favorire l'ottenimento di equipaggiamenti dello standard di ferro. Dominazione di ferro richiede ora 1500 punti in una partita al posto degli attuali 2500. Versatilità di ferro richiede ora solo 7 uccisioni con le armi pesanti. Ecco quindi le novità che arriveranno con il nuovo standard di ferro. Andiamo adesso ad esaminare gli equipaggiamenti che saranno disponibili in questa edizione. Ascia di Acon, che sarebbe il fucile d'assalto. Urlo di Tormod, che sarebbe il lanciacazzi. Armatura per gambe e braccia e la solita corazza di classe esclusiva PlayStation. Ok, per oggi le news finiscono qui. Prima di concludere vi voglio semplicemente dire che oggi pomeriggio uscirà un altro video per quanto riguarda la rubrica prossimamente in Destiny. Il video sarà relativamente corto ma ha una notizia veramente veramente interessante, quindi vi consiglio di andarlo a vedere e non perderlo. Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, commentare e di iscrivervi al canale per nuovi contenuti. E da Exmont è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!